Ciao, in questo video vi mostrerò come realizzare degli accessori con la tecnica Mixed Media. In particolar modo andremo a realizzare un paio di gemelli per la camicia utilizzando della carta con la colla Diamond Glaze e successivamente con la resina Magic Gloss. Utilizzeremo questi due medium che hanno ovviamente due funzioni differenti. Infatti la Diamond Glaze è una colla vetrificante, quindi fa un effetto vetro sulla superficie sulla quale si va a applicare, e ha la peculiarità di non bagnare la carta, cosa che invece accadrebbe utilizzando una comune colla, incollando un foglio di carta, soprattutto di questi più leggeri, con una comune colla. La Magic Gloss è una resina, è studiata principalmente, è stata progettata per l'utilizzo con le paste polimeriche, ma viene utilizzata all'interno di un po' tutte le tecniche Mixed Media, anche perché la sua peculiarità invece è quella di creare l'effetto dome, quindi l'effetto a cupola, quindi una sorta di cabochon clear, di cabochon trasparente sulla superficie su cui viene applicata. Realizzare questo accessorio è davvero molto semplice, infatti non dovremmo far altro che incollare dapprima la carta sulla superficie piatta del gemello, utilizzando appunto la colla Diamond Glaze. Una volta che la colla sarà asciutta, ritaglieremo quindi la sagoma del gemello. In questo caso non abbiamo utilizzato la Diamond Glaze per il suo effetto vetrificante, perché appunto sulla superficie frontale del gemello andremo ad utilizzare la Magic Gloss, ma l'abbiamo utilizzata solo appunto come colla per evitare che la carta si bagnasse e quindi che in qualche modo il disegno potesse rovinarsi. Una volta che la colla è asciutta, non dovrete far altro che inserire i due gemelli in un supporto, in qualcosa che vi aiuti a tenerli dritti all'interno della lampada UV in cui andremo ad asciugare la Magic Gloss. Io ho preso un semplice pezzettino di polisterolo. Dopodiché, appunto, avrete bisogno di una lampada UV, anche quella per le unghie va bene, perché l'unico modo, diciamo, anche il modo più veloce per asciugare la Magic Gloss è appunto utilizzare una lampada. Dopodiché non dovrete far altro che far cadere una quantità di Magic Gloss al centro dell'immagine. E poi lei si espanderà, diciamo, rispettando i confini della superficie dell'oggetto che state decorando. E con uno stuzzicadenti andrete a bucare o comunque a spostare, diciamo, le eventuali bollicine d'aria che si sono formate. Quando avrete ottenuto il risultato che volevate, anche come altezza della cupola di vetro, andate ad inserire i gemelli all'interno della vostra lampada UV. Tempo un quarto d'ora, sarà
la resina sarà indurita e il bijou sarà pronto.